Ciao gemelli, benvenuti a questa lettura speciale di Tarocchi Previsioni 2022 per l'amore. Qui con Mandala Tarot, la stella. Carissimi gemelli, in questa lettura speciale vedremo divino femminile, divino maschile e in concreto l'energia dell'amore per single, per coppie, relazioni, relazioni occulte e per i ritorni di ex con Tarocchi, Oracoli e gli Charms. Iniziamo. Divino femminile, abbiamo Brigitte. Soulmates. Abbiamo Joie Cool per il divino maschile e Come to the Edge. Ho colori molto molto simili. Sì, Brigida, Santa Brigida o Inner Strength, parla della forza interiore. Move back to the wholeness. Recognize that you have the power. Ah, di ritornare al tutto, vuol dire ripigliate, gemelli. Di riconoscere che sei tu ad avere il potere, questa fiamma divina della passione. Brigid era una dea celtica irlandese associata al fuoco ed è anche l'anima gemella di Kernunnos, quindi un divino femminile e maschile potenti che ti accompagnano. E ti dice che questo fuoco spirituale sta crescendo, quindi sentilo, sentilo nel tuo petto e la tua anima, il tuo potere è molto più grande di ciò che pensi. Hai l'abilità di creare dei meravigliosi cambiamenti nella tua vita e ispirare anche chi ti sta intorno a fare la stessa cosa. Quindi osserva come crescono nuovi progetti, relazioni, opportunità in un modo strabiliante, molto più grande di come tu possa immaginare. Brigitte illuminerà la tua via. E divino maschile abbiamo Joie Cool che dice Dharma Unfolding. Oh, questo vuol dire fine del karma e che inizia il Dharma, che sarebbe il karma positivo, in cui non si ripetono più le lezioni del passato, ma finalmente un po' di positività per andare avanti. Remember that you are on a path, take you one step at a time to happiness. Ti dice che sei già nel sentiero giusto, gemelli, e fai un passo per volta verso la tua felicità, quindi nessuna fretta. Si è aperto questo nuovo ciclo dinanzi a te e finalmente la luce del sole. Oh, un po' di positivo. Per il divino femminile abbiamo una carta che accompagna meravigliosa. Abbiamo l'energia del 41, 4 più 1, 5, negli arcani maggiori rappresenta il Papa, quindi l'unione sacra e questi due pinguini imperatore innamorati sono soulmates, anime gemelle. Cosa parla di unione, di armonia, di amore, di compagnerismo? E poi sappiamo il pinguino imperatore mi sembra proprio che sceglie un compagno, una compagna per la vita. Quindi l'amore vi accompagnerà, gemelli. Dice anche di allacciare, di rafforzare tutti i legami partendo dalle amicizie perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo e che ci sarà quest'anno una profonda relazione d'amore. Questo è il tipo di spirito affine che porta con sé un regalo enorme. Tutti i comportamenti delle storie precedenti ormai non servono più perché stai entrando in una dinamica che porterà guarigione totale. E questa persona è chiamata a un incarico importante che è quella di aiutarti a imparare cose nuove, a crescere insieme. Un grandissimo regalo vi aspetta, gemelli. E vediamo il divino maschile. Come to the edge. Questa parla di avere coraggio, ti dice vieni qui, vieni sul bordo, salta con me, leap of faith, quindi di dare un salto di fiducia per il divino maschile. Dice, certamente fa paura entrare in relazione molto intima con qualcuno, permettergli di vedere tutto di te, specialmente le parti che tu hai tenuto nascoste e protette. Ma questo è il momento di dare questo salto di fiducia, di rischiare, di osare, di lasciarti vedere per ciò che sei davvero. Ed è importantissimo adesso per te di parlare, esprimerti, manifestarti.
di dire tutte le cose di cui hai bisogno senza nessuna vergogna, senza inibizioni. Non è un momento di play it safe, di giocarla alla difensiva, ma tutto il contrario. E sarai felice di averlo fatto, ti dice questa carta. Come to the edge, vieni al limite. Quindi rischia, osa, gemelli. Ti dice che sarai sostenuto da queste forze, vedete ci sono anche dei petali di rosa e che ti darà felicità questo grande cambiamento. Quindi un'energia molto simile, osservate anche i colori per il divino femminile e maschile, fuoco, sole, oro, forza, potere personale, il Dharma, anime gemelle e vieni al limite, quindi senza paura. Gemelli, vediamo adesso in concreto che energia per i singles. Cuori solitari, cuori liberi, ci sono incontri singles dei gemelli. 9 di bastoni. Regina di coppe. Sei di oro. Fante di oro. Cavaliere di bastoni. Gemelli. Abbiamo molta energia di fuoco, ma anche terra. 9 di bastoni. Qua parla di una grande passione, di un amore che nasce. Il bambino rappresenta qualcosa di nuovo, la novità, ma anche forse che con la persona che incontrerete quest'anno supererete delle antiche ferite di abbandono dell'infanzia, quindi che sarà qualcosa di molto molto bello. Quindi sì, nuovi incontri. Qua abbiamo una regina di coppe, energia di cancro, pesci, scorpione, ma potrebbe anche essere l'energia che voi incarnerete, perché qui parla proprio di finalmente di giù la maschera, mostrarsi per ciò che si è, aprire il cuore. La regina di coppe è legata a emozioni e sentimenti e questa coppa, questo sacro graal dell'eterna giovinezza, l'amore rende giovani, finalmente verrà riaperta. Osservate la dinamica. 9 di bastoni, abbiamo energia di fuoco, di ariete, leone, sagittario, coppe, cancro, pesci, scorpione, quindi anche ascendenti oppure luna e venere in questi segni. 6 di oro, Six of Pentacles, e questa è bellissima perché ci parla di una relazione bilanciata, di equilibrio. Qua parla di scambio equo fra il dare e ricevere. Quindi sì, una nuova relazione, cuore aperto, giù la maschera, giusto scambio. E io vedo più di un pretendente perché ci sono anche tante energie, gemelli. Qua abbiamo un fante di oro, di nuovo energia di terra, toro, vergine, capricorno e qua di nuovo energia di fuoco, ariete, leone, sagittario. Quindi forse avete due pretendenti, uno che è un po' più giovane forse anche di voi, potrebbe essere un artista, un musicista o qualcuno che vive in maniera leggera, spensierata, ma che quando offre qualcosa lo offre in modo solido. E qua un'offerta un po' più passionale, diciamo, il cavaliere di bastoni, ariete, leone, sagittario, viene proprio la vostra conquista. Proprio, come se lo volesse spazzare via. Ma io credo di sì. Allora, ci sarà un nuovo incontro. Soulmate, la vostra anima gemella, il cuore aperto e lo scambio è equo. Questi potrebbero essere altre energie, altre persone. Perché se siete nel vostro potere personale e siete sul vostro trono con i vostri sentimenti ed emozioni in equilibrio, come la regina di coppe, uomini o donne che siate, è normale attirare come magnete possibili candidati in amore. Quando si sta bene, si attira energia simile, ma anche predatori, quindi fate attenzione. Vediamo gli altri oracoli cosa ci dicono per i single dei Gemelli 2022. Per i single dei Gemelli 2022, che messaggi? La campagna. Il deserto.
Il conquistatore. Gemelli, qua è uscita la regina di coppe solo una volta, ma qua ci parla dell'acqua e quindi elemento acqua che potrebbe essere molto presente durante quest'anno. Qualcuno che è cancro, pesci, scorpione o ascendente luna o venere in questi segni, perché sarà un'energia proprio molto molto presente. Però ci parla anche appunto della, è come la regina di coppe, che i sentimenti e le emozioni avranno, insomma, la parte centrale per voi in questo anno. Poi abbiamo la campagna, che ci parla della campagna. Potreste conoscere questa nuova persona in un giardino, in uno spazio naturale aperto, spazi verdi o in un mondo agricolo, una serra, dei giardini, un vivaio. Oppure parla anche di un periodo di serenità, di riposo, di tranquillità, o che tutto avverrà in modo naturale, non ci sarà bisogno di forzare nulla praticamente. Sì, seguirete voi la vostra natura e anche l'altra persona. Abbiamo poi il deserto che parla di chiusura, attenzione. Qualcuno potrebbe avere paura di vivere appunto una relazione intima, di aprirsi all'intimità, di aprirsi, e quindi preferisce come chiudere le braccia, proteggere il cuore e ritirarsi. Parla un po' di isolamento, di ritirarsi, di aver bisogno di solitudine, di capirsi, di proteggersi. Forse perché infatti la carta che viene dopo è la conquista, forse è qualcuno che viene proprio alla vostra conquista con una con un'energia un po' aggressiva, quindi alcuni potrebbero avere paura di questa energia. E qua ci parla di segni di fuoco, come vi ho detto prima, si vede anche alle frecce, Ariete, Leone, Sagittario. Potrebbe essere molto pressante fare pressing, però è qualcuno a cui piacete decisamente molto, viene proprio all'arrembaggio alla vostra conquista. Vediamo in che mese si potrebbe dare questa unione, questa relazione profonda che potrebbe essere con segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, con segni di terra, toro, vergine, capricorno e con segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Quindi manca solo la vostra energia, quella dell'aria e anche di bilancia e acquario. Gli altri ci sono, sono presenti. Che mese? Questa unione, questo soulmate per i single dei gemelli. Maggio, wow! Proprio in primavera i gemelli in amore. Cari single, non andate via perché dopo le altre letture, alla fine ci saranno i messaggi di altri oracoli e degli charms. Gemelli, vediamo adesso per chi sta in coppia, relazioni occulte, amanti, che messaggi per i gemelli 2022. L'imperatrice. Che messaggi coppie, relazioni, gemelli 2022. 9 di bastoni, 10 di coppe. Perché 9 di bastoni? 5 di denari, abbiamo le nostre risposte. Ok, allora gemelli, come diceva Brigitte, quest'anno sarete nel vostro potere personale. Il potere dell'imperatrice è un'energia meravigliosa, fertile, creativa, abbondante. Alcuni di voi potrebbero proprio essere incinte o aspettare come coppia un bambino o state creando qualcosa di nuovo. 9 di bastoni, cosa ha passato questa coppia in passato? Beh, tristezza, isolamento, molte battaglie, molte ferite, tempi bui, siete sentiti come lasciati soli al freddo o un'energia di scarsezza, quindi potrebbe aver attraversato sia dei problemi economici che dei conflitti di coppia. Abbiamo energia di terra e di fuoco di nuovo. Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario. Come si conclude questa situazione? Dall'imperatrice al 10 di coppe, di nuovo acqua, acqua è uscita anche prima. Questa
Questo è il pack di serenità, gemelli, questa è la famigliola felice, quindi una coppia con figli o semplicemente una coppia che è famiglia, che sta bene nell'intorno sociale dove vivono, guardate un po' qua, anche in una campagna. Quindi, dopo tempi bui, tempi difficili che avete attraversato insieme come relazione, qua c'è l'happy ending, il finale felice, desiderio di costruire una vita insieme e stare bene, emotivamente bene, ma che non manca niente. Se invece siete delle relazioni occulte, diciamo che la donna aveva un potere principale in questa relazione, potreste essere stati sedotti e abbandonati o che qualcuno vi ha fatto ghosting, che è sparito per un bel po' di tempo. E che dopo aver battagliato invece per questa relazione, comunque si conclude bene con il 10 di coppe. Quindi che la battaglia dal 9, osservate al 10, quindi andrà a buon fine. Avete lottato per la persona che desiderate e questa battaglia darà i suoi frutti, questo impegno. Vediamo anche con le altre carte che messaggi per i gemelli, coppie, relazioni occulte. 2022. Abbiamo l'illusione. Abbiamo l'abbondanza. Abbiamo l'inverno e parlaci il 10 di coppe, anche se mi è già risposto. Un altro messaggio per i gemelli, coppie, relazioni. Volato. Ed eccola qui, le trovate, il lavoro. L'illusione, abbiamo una donna farfalla che seduce, lo tiene proprio tra le mani. Quest'uomo, questa appunto può essere l'energia anche dell'imperatrice, e parla di bellezza, dei corpi, di eroismo, di fascino, di charme, di egocentrismo, quindi una persona anche molto magnetica. Se fosse un segno d'acqua, sicuramente questa seduttrice scorpione o seduttore. Quindi parla proprio di essere completamente affascinati da qualcuno e addirittura di raggiungere l'ossessione. Illusione, guardate come la guarda lui, proprio oh sì, baciami. Comunque. Non stava fingendo questa farfalla perché qua parla di abbondanza. 23, l'abbondanza parla di ricevere non solo ricchezza, non solo monete, ma anche ricevere amore, ricevere attenzioni, ricevere cura, che è l'opposto di questa carta che qualcuno ha già vissuto in passato. Quindi sì, in questa relazione, quindi uno forse è molto più affascinato dall'altra persona rispetto all'altro, però qua parla anche di uno scambio equo. Poi parla dell'inverno come periodo clou per questa coppia. Quindi l'inverno è da adesso fino all'arrivo della primavera, giustamente fino al 21 marzo, che accadrà qualcosa di importante o che si manifesterà questa abbondanza, questo stare bene. E il trabajo, il lavoro. Proprio sotto questa energia del 10 di coppe, probabilmente già in inverno si deciderà di costruire su basi solide una casa assieme, una vita insieme o di rinnovarla per chi ce l'ha già. Quindi sì, grande lavoro per entrambi che sarete molto impegnati in questa costruzione. Poi il 4 ci parla anche dell'energia dell'imperatore di stabilità. Io la vedo positiva questa lettura, non vedo carte negative. Le uniche sono un po' nel mezzo, che erano il 5 di oro e il 9, ma la conclusione, essendo il 10 di coppe, vuol dire che dall'imperatrice a questo sono le energie predominanti. Sì. Che andrà tutto bene. Forse probabilmente all'inizio era un po' sbilanciata, era più uno che desiderava l'altro, ma poi mi parla di trovare un equilibrio proprio durante quest'inverno. Non andate via perché alla fine della lettura ci saranno altri oracoli collettivi e gli charms, i simbolini per tutti. Gemelli, e ora vediamo chi attende ritorni di ex. Ci saranno ritorni. È bene che torni questa persona. 9 di oro. La torre.
Bene, che torni questa persona, perché la torre, il mondo, il matto, quanti arcani maggiori, quanti arcani maggiori. Gemelli, io non la vedo questo ritorno, perché vi sono usciti tre arcani maggiori. Allora, qua parla di qualcuno che è tornato felicemente single e si sta godendo come la sua pace, la sua ricchezza, la sua intimità. 9 di oro è proprio happy, happy single. Energia di terra, toro, vergine, capricorno. La torre, distruzione completa, incenerito, ed è come con aria di sfida, è finita. Il mondo chiude il ciclo, si parla di tornare alla libertà ed è, sarete felici, guardate come esulta. Il mondo è il matto, quindi proprio fine, l'ultima carta dei tarocchi è la carta numero zero, quindi parla di partire di nuovo da zero ma con gioia. Quindi questa distruzione, diciamo che è stata un po' beneficiosa per entrambe, perché avete ritrovato ognuno per conto suo il vostro benessere e potere personale. E non vedo nessuno che pensi di tornare, francamente. Magari se invece voi che consultate desiderate che torni, vi accorgerete più avanti che invece state bene come state e che troverete un nuovo entusiasmo, una nuova linfa vitale, qualcosa che vi farà esultare di gioia. Sì, vediamo anche l'altro mazzo, che consigli per chi attende un ritorno di un ex, che qua in questa prima stesa non si vede nessun ritorno. Abbiamo il mare, abbiamo la speranza, l'amour, si capisce, sì. Allora, questa carta, il mare, parla del segno dei pesci, ma anche dei segni d'acqua. L'acqua è molto molto presente in tutta la lettura, anche con i singolo, coppie, decisamente presente, e vi parla di ritrovare il vostro contatto con il profondo, di coltivare, nonostante sia finita questa relazione, la speranza. Questa è la stella dentro di voi. Anche in queste io non vedo un ritorno, gemelli, ma vedo che se voi non perdete la fede, la speranza in voi stessi, qua abbiamo una farfallina anche di trasformazione, l'amore torna ma sotto un'altra forma. Quindi sotto le forme di un'altra persona. Guardate com'è bella, qua parla proprio di passione, di fuoco, di, e anche il blu, abbiamo acqua, aria, terra e fuoco, tutti gli elementi che sono in armonia. Io credo che ci parli di una nuova persona. Sì, non vedo l'energia del ritorno in questa stesa. Però avete delle carte eccellenti, perché i pesci rappresentano anche l'abbondanza, la prosperità, quindi la ricchezza. Può darsi che vi concentrate più sulla vostra carriera, sulle vostre finanze. La speranza parla che l'ottimismo, l'entusiasmo continua a essere acceso in voi e di stare bene con voi stessi, che siete o che sarete la stella di qualcuno, a parte di brillare di luce propria, e che l'amore tornerà. E questo è un arcano maggiore, il numero 6, gli innamorati. Quindi state tranquilli, anche se non torna questo ex, la vita vi riserva delle altre sorprese. E adesso vediamo, gemelli, messaggi per il collettivo. Che messaggi d'amore per tutti, per single, per coppie, per chi attendeva ritorni di ex. Messaggio per i gemelli. Ti dice: chiudi gli occhi e di' a te stesso che meriti di essere felice, che meriti di essere amato. Puoi permettere di far entrare un nuovo sole nella tua vita, nonostante le circostanze che stai vivendo in questo momento. Quindi sì, permettersi di aprire il cuore di nuovo. Ciclo del Dharma, sì, ciclo del karma. Vediamo cosa ci dicono gli charms per tutti voi. Di nuovo l'energia di acqua, di nuovo i pesci, due delfini. Gemelli, anche la vostra energia qua
Questi sono twin flame, anime gemelle, quindi potrebbe essere con qualcuno dei pesci o che il vostro prossimo compagno avrete una connessione quasi telepatica, psichica, e parla di divertirsi insieme, di giocare, ridere, scherzare, di gioia. Abbiamo un pavone. Ricorda un po' anche questa carta della seduzione, del fascino. Pavoneggiatevi, gemelli. Sì, sarete affascinanti quest'anno. Love me, amami, qualcuno che vi desidera enormemente. Abbiamo un cuore che fa da specchio. Quindi sì, la prossima persona sarà il vostro specchio e una chiave. Una chiave che apre il lucchetto del cuore. Sono uscite assieme proprio chiave e cuore. Incredibile. Scrivetemi nei commenti, sono troppo curiosa. Vediamo degli ultimi messaggi per tutti voi nel collettivo dei gemelli. Per chi è single, per chi è in coppia, relazione, per chi attende ritorni. Passion. Coffee cup, the chaser. Altri messaggi per i gemelli. Girl talk. I like you e karmic. Beh, abbiamo tutta una panoramica. Per chi è single, coffee cup vuol dire incontrarsi per conversare, assaporare il momento, sentirsi tirato su di morale, amicizia. Quindi sì che si inizia a uscire con qualcuno e ci si piace, perché abbiamo anche I like you, mi piaci, a qualcuno piacete davvero tanto. Il romanzo, quindi l'amore sta sbocciando, flirtare è divertente, desiderio di darsi appuntamenti, quindi sì. Poi abbiamo passion, che può essere sia per le coppie sia per i single, parla di una grande passione, come questa, dice una chimica allucinante, vi piacete l'un l'altro in modo equo, quindi in ugual misura, non è sbilanciato e vi divertite insieme. E te credo! Poi, per chi attendeva ritorni di ex, ecco perché non apparivano ritorni, perché The Chaser è chi dà la caccia, chi insegue qualcun altro e dice qualcuno era il cacciatore in una relazione di codipendenza, paure di abbandono. Quindi è qualcuno che ha dato la caccia e l'altro scappava. Se qualcuno insegue, c'è qualcuno che fugge. E questa era una relazione karmica. Quindi non è che mancasse la passione, dice che sentire problemi, quindi come di chi si avvicina, chi si allontana. Un giorno c'è il sole, il giorno dopo qualcuno sparisce o vi dà il bello e il cattivo tempo troppo spesso. Caos, litigi, risentimento, lezioni imparate, lasciare andare nonostante l'amore ci sia stato. Loving you. E infine era uscito questo girl talk, qualcuno che decide di rimanere proprio felicemente single, perché dice time with friends, quindi andare, uscire con gli amici, moving on, andare avanti, voltare pagina, felicemente single, vivere il momento e divertirsi. Quindi parla di aprirvi al flirt, perché se vi aprite al flirt, alle nuove amicizie, ci potrebbero essere queste coffee cup e alla IQ, che piacerete a qualcun altro e si aprirà appunto il circolo della passione. Credo che The Chaser, quindi questo l'acchiappato, l'inseguitore, sia nel passato di questa relazione karmica, in cui c'erano delle lezioni da imparare e le avete imparate con successo. Carissimi amici e amiche dei gemelli, anche oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura. Se sì, vi chiedo di regalarmi un like, di commentare, adoro leggervi, di condividere il video nei social o su WhatsApp con gli amici e di iscrivervi al canale, che mi aiutate tantissimo a farlo crescere. Vi mando un bacione grande grande, gemelli, e ci vediamo presto con nuove letture e canalizzazioni. Ciao!